Io volevo intanto salutare e ringraziare gli uffici del Consiglio regionale della Toscana per l'accoglienza e la disponibilità, naturalmente il gruppo consigliare di Italia Viva che ci accoglie qui, c'è Maurizio, lo Scala si è spaccato gli occhiali, non si può dire, ma sta arrivando, mettendo a posto gli occhiali, e saluto la Titta, quindi saluto insomma tutti, c'è il senatore Bonifazi che è vivo e lotta insieme a noi. Penso che valga la pena lasciarvi spazio per le domande, immagino che indipendentemente dal libro le domande saranno soprattutto sulle questioni giudiziarie di ieri e anche sul fatto che 10 minuti fa il Senato ha respinto la sospensiva sul disegno di legge Zan per un voto a scrutinio palese. Immaginate che cosa potrà accadere a scrutinio segreto se a scrutinio palese finisce con un voto di distanza. E poi non so se ci sono altre domande. In sintesi, questo libro è un libro nel quale mi tolgo un po' di sassolini, più che sassolini mi tolgo dei pietroni. Penso che sia arrivato il momento di dire con franchezza le cose parlando un linguaggio di verità. Ci sono molte cose su Firenze, anche sulle vicende giudiziarie fiorentine. Sono pronto a rispondere in pubblico su tutto quello che ho scritto. Il grande vantaggio di questo libro è che molti lo stanno comprando, ma pochi lo stanno leggendo, perché quando lo leggerete vi renderete conto che ci sono molti elementi inediti e inattesi. Detto questo, sono molto felice di averlo fatto, ringrazio PM e ringrazio tutte e tutti voi. Oggi è un giorno, lo dico visto insomma ci si conosce, vedo poi la Paola che non se lo ricorda, ma quel giorno eravamo in collegamento costante perché oggi fa 18 anni Emanuele, mio secondo bambino, e mi veniva in mente, si è fatto insomma, sono stato a salutare Ema, come è giusto che sia, e mi ricordo che esattamente 18 anni fa eravamo al telefono alcuni di voi, c'era la discussione con i Domenici sui sindaci, quindi i Domenici e il grande meme Uzzi, quindi esattamente 18 anni fa. In realtà era nella notte del 13 e 14, poi è nato il 14. Bene, detto questo, che penso attenga ai capitoli fatti miei, ma insomma per chi mi conosce ci tenevo a condividerlo. Se ci sono domande, questioni giudiziarie, Zan, avviso di garanzia, se poi ci avete anche letto il libro, vi rispondo anche sul libro, se no vi abbraccio e si avvia. Vai. Bello finito, scherzo, tranquillo. Si rifà. Prego, avete domande? Ferrara? Nulla. No, immolatevi, se no. Te hai letto il libro, ti faccio una domanda io. Allora, Ernesto Ferrara, che cosa pensi di questo libro? anche titoli, vero? Vai. Senti, tu confermi quindi la tua impressione che la nuova indagine che ti riguarda, quella per finanziamento illecito, abbia a che fare più con un'azione contro di te che sul merito? No, però questo, perché tu confermi? No, io ieri ho fatto una dichiarazione tutt'altro. Dividi gli aspetti. Io ho fatto qui, ci sono due capitoli sulla giustizia, così faccio l'invito alla lettura, e poi c'è la vicenda di ieri. Ti rispondo su tutte e tre. La vicenda di ieri è una vicenda. Mi colpisce il fatto che me l'abbia comunicato un vostro collega, non è molto serio come atteggiamento, però uno va, sai, quando hai la forza, la tranquillità dei fatti, non c'è discussione alcuna, insomma, mi conoscete, sapete come sono fatto. Ci sono tanti momenti in cui uno magari può essere più o meno teso, poi dipende molto anche dal carattere. Boni, leggi in fondo, se no si arrabbia. Dipende anche molto dal carattere. A me, come sai, quando mi arrivano delle situazioni che giudico ingiuste, per me è benzina, cioè io trasformo la rabbia in benzina, l'altrui odio in benzina. Ma per carattere è così, c'è chi, ed è magari vive meglio, si sente male in certi momenti perché si sente crollare il mondo addosso, e chi come me utilizza queste robe come uno straordinario elemento di maggiore grinta. Cioè magari in vicende del genere amici e colleghi stanno giù, sono abbattuti,
non mangiano, ci rimangono male, sono nervosi, non riescono a dormire. Io sono esattamente l'opposto. Quando accadono queste cose, questo spiega anche perché sto ingrassando, vabbè, quando accadono queste cose io la vivo con la voglia di chissà che davvero il tempo è galantuomo. Ragazzi, c'eravate voi in questi anni? L'avete visto quanta roba ci hanno buttato addosso? Cioè, ci si conosce noi, lo sapete perfettamente. Ma scusate, vi faccio un esempio, ma vi ricordate le banche? No, le banche. La storia delle banche. Ma quante vicende giudiziarie ci hanno buttato addosso nel 2016, io allora ero premier, in quel 2016, perché dice Di Maio ha chiesto scusa per Ugetti. Ugetti? E la Guidi? E Ferrandino? E la Paita? E la Boschi? E De Vincenti? Cioè, se devo essere proprio molto franco, la vicenda giudiziaria di ieri non mi ha fatto reagire al complotto. Tutt'altro, ho fatto un post, ho fatto un video, male non fare, paura non avere, anzi ribadisco da qui la piena disponibilità ai magistrati romani a offrire tutte le spiegazioni e i chiarimenti che vogliono, quindi massima disponibilità. Mi dispiace ovviamente per le persone coinvolte, a cominciare da Lucio Presta che come dire, viene coinvolto soltanto in ragione della nostra amicizia. Siamo tranquillissimi, è tutto scritto, è tutto tracciato, è tutto verificato. Questo è un tavolo, è un tavolo. Se qualcuno dice che è un tavolo, basta aspettare e scoprirà che è un tavolo. Questo è un telefono, è un telefono. Se uno mi dice, ma questa è una macchinetta del caffè, no, è un telefono. Dice, ma ti dico macchinetta del caffè, fai caffè. Se non te lo fa, vuol dire che è un telefono. Quindi la totale tranquillità personale, nessuna rabbia istituzionale, il dispiacere perché una vicenda del genere viene comunicata attraverso la stampa, dopodiché il vostro collega ha fatto il suo lavoro, quindi non c'è da arrabbiarsi con nessuno. C'è da dire con un sorriso che se qualcuno pensasse che di fronte a certe cose io posso impaurirmi, ha sbagliato persona. Questo è il primo punto. Secondo punto invece, veniamo all'elemento del libro. Posso solo chiedere una cosa? Sì. Quel compenso che viene contestato, di cui si parla nell'indagine, non lo ritieni eccessivo? Cioè, Ernesto, per essere chiari, fermo restando che evidentemente se ti dico che io sono convinto di tutto ciò che ho fatto, ti ho già risposto, ma io non so di che cosa si parla nell'indagine. Cioè, la cosa bella è che c'è un avviso di garanzia comunicato da un giornalista e due ipotesi di reato, il finanziamento illecito e la fatturazione falsa, come se quel compenso l'avessi utilizzato per l'attività politica. Ti posso garantire che quel compenso, che attiene alla mia sfera privata, come tutta la parte della mia sfera privata, lo utilizzo per la mia vita privata. La mia attività politica, che è sotto gli occhi dei riflettori da qualche anno, penso di essere l'uomo più scrutinato d'Italia, sono entrati nel mio conto corrente, è chiara, trasparente. Persino nelle accuse di finanziamento illecito nessuno ci contesta strani giri di soldi, ma la formulazione della rendicondazione nel rapporto tra fondazione e partito, questo mi riferisco all'indagine fiorentina. Quindi, fermo restando che io non ti posso rispondere nel merito perché non ho visto qual è l'ipotesi di accusa, e da quello che leggo sono due ipotesi l'una contro l'altra, perché o è fatturazione falsa o è finanziamento illecito, ma nell'uno e nell'altro caso non è niente, perché noi abbiamo fatto le cose totalmente in regola, punto. Se mi dici se mi è piaciuto Firenze, secondo me, a me molto, a te forse un po' meno, ma a me è piaciuto molto. Ma sì, però la ricompensa era legata a prodotti che poi non sono mai stati realizzati. Tu leggi una cosa che io non ho letto, cioè ho letto come te il quotidiano, ma ti sembra naturale. Dopodiché ti dico, rispetto alla tua considerazione, no, questa è una frase che dici che è assolutamente falsa, perché tutto ciò che sta nel contratto è stato realizzato. Può piacerti, può non piacerti, può aver avuto successo, può non aver avuto successo, tutto ciò che fa parte del contratto, le prestazioni professionali, come fanno gli avvocati, come fanno gli architetti, come fanno i vari personaggi, sono totalmente in questo caso rendicontate. Ci sono tutti i documenti a portata di mano a comprovarlo.
compreso il fondamentale Firenze, secondo me, su cui ti interrogerò la prossima volta. Dicevo, no, però scusate, finisco sulla domanda di Ferrara e poi divengo sul... Nel libro ci sono due capitoli. Uno si apre una mattina del 10 gennaio 2021, in cui apro il giornale, un quotidiano, che si chiama Il Fatto Quotidiano, e trovo questo titolo, l'indagato Renzi sempre più nei guai. Sono le ore decisive per la svolta della crisi di governo. Io considero quello una sorta di avvertimento, e c'è un racconto di 30 pagine di quello che è successo a me in questi anni. Vorrei segnalarvi che a me hanno arrestato il babbo, la mamma, con un provvedimento che è stato annullato dal Tribunale della Libertà. Ho mezza famiglia tra indagata e imputata. Tutta gente che fino a che io ho fatto la vita normale, fino al 2014 era totalmente, non era mai entrata in un'aula di giustizia. Sai, può darsi che ci siano le conversioni sulla via Damasco. Da 65 anni in poi, evidentemente, secondo la tesi dell'accusa, si sono specializzati nel crimine. Sono diventati la banda Bassotti, persone che fino a quel momento erano persone tranquillissime, facevano volontariato. Bene? A fronte di questo, noi abbiamo sempre detto, rispondiamo punto per punto, nel merito, trasparenza totale, tutto tracciabile, racconto però quello che è successo alla Procura di Firenze, portando dei fatti. Io vorrei suggerirvi, soprattutto ai fiorentini, di leggere quel capitolo. Dico anche con chiarezza che se vogliono denunciarmi per diffamazione, sono pronto a rinunciare all'immunità parlamentare. Cioè io dico ai magistrati fiorentini, se vogliono denunciarmi per diffamazione lo facciano, io rinuncio alla mia immunità e vado in tribunale e porto le prove di quello che dico. Vi sembro uno che ha qualcosa da nascondere? Dopodiché c'è una parte, il capitolo penultimo, il 14, in cui invece si parla di politica. Io dico, per me c'è una guerra dei 30 anni, la chiamo così, voi sapete che la guerra dei 30 anni va dal 1618 al 1648 e si chiude con la pace di Vestfalia. Molto più modestamente, la guerra dei 30 anni in Italia parte nel 92 con Tangentopoli ed è una guerra giustizia politica. Io sogno che nel 2022 l'elezione del CSM permetta di avere una pace dopo la guerra dei 30 anni. E spiego perché. Racconto come è andata la nomina di Giovanni Legnini alla vicepresidenza del CSM, di Davide Ermini alla vicepresidenza del CSM, perché questi che fanno gli splendidi dicendo che vergogna, che fanno le cene clandestine a Roma, signori, sono gli stessi che a quelle cene partecipavano. Io non ci sono mai andato alle cene, molti dei miei, come è noto, sì, ma io non ci sono mai andato. Ma se volete l'elenco delle cene lo facciamo, perché l'ipocrisia di chi racconta una parziale verità deve finire, e nel libro, per chi legge il libro, c'è questo. In questo ci sono tutta una serie di considerazioni sulla giustizia, quindi i tre punti sono le vicende fiorentine, la guerra dei 30 anni e naturalmente questo avviso di garanzia su cui io do la massima disponibilità ai magistrati, tranquillità totale, ovviamente faremo, abbiamo dato la disponibilità ad essere ascoltati, nel frattempo potrebbero mandarmi l'avviso di garanzia, così almeno so di che cosa si parla, perché è sempre piacevole valorizzare il lavoro della stampa, ma insomma, appena ci fanno sapere siamo disponibili a dare tutte le informazioni del caso. Ci sono documenti, prove, video, che tutto è stato realizzato, compiuto in modo assolutamente stracorretto. Prego. Intervento perché volevo essere sicura di aver capito bene. Però bisognerebbe che tu prendessi il microfono, che non ti sento, okay, perdona. Ok, allora, un chiarimento perché volevo essere sicura di aver capito bene. Quindi i, diciamo, compensi che sono stati descritti per delle idee, per dei format che poi non sono mai andati in onda, lei smentisce, diciamo, questa ipotesi? Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece è su, diciamo, la scelta di Macron, che è un po' un suo riferimento a livello anche europeo. E la terza sullo Zan che ci sta, dai. E la terza sullo Zan, ovviamente, che ci sta, a piacere, però mi interessava molto perché ovviamente questa cosa di Macron sta facendo un gran dibattito anche in Francia, sì, molti ne parlano anche in Italia. Vango rapidissimo, primo punto, sulle vicende dell'avviso di garanzia di Roma,
le ribadisco quello che ho detto, tutto è perfettamente documentato, lecito, legittimo e regolare. Punto. Ma proprio nel modo, come posso dirle, più tranquillo del mondo. Quando i magistrati ci chiederanno conto, lo faremo vedere. Chiaro che, come dire, vorrei farlo vedere ai magistrati, a parte che lo sanno da soli, basta che prenda le carte che hanno già preso. Quindi trovo veramente difficile poter discutere nel merito di sta roba, perché è come se lei mi dicesse che questo non è un microfono. E io so che questo è un microfono, però c'è uno che mi dice non è un microfono. Cos'è? È una tazza da caffè. No, questo è un microfono. È così. Questa è la vicenda giudiziaria di Roma. Tra l'altro i magistrati hanno il dovere di indagare e poi faranno le loro verifiche. Massima tranquillità. Non riesco a descrivere la pacifica, tranquilla, serafica risposta che noi possiamo dare, perché è proprio una roba che non sta né in cielo né in terra, punto. Emmanuel Macron, io condivido totalmente il suo discorso. Io penso che sia giusto che si vada verso un modello diverso da quello del passato. Perché? Perché è evidente che i contagi aumenteranno. Ragazzi, i contagi aumentano fisiologicamente nel momento in cui il contagio della variante Delta in attesa della Lambda, perché ormai siamo sempre alle nuove varianti, colpisce soprattutto una fascia, quella dei ragazzini, che solitamente non hanno problemi, se non qualche linea di influenza, un po' di tosse, le cose che sappiamo. Chi è vaccinato può entrare nei bar, nei ristoranti, chi è vaccinato o comunque chi ha avuto il Covid, chi ha il Green Pass, dai, per farla breve. Quindi l'atteggiamento che ha Macron secondo me è molto giusto. Io aggiungo due cose. La prima, io sono per l'obbligo vaccinale a personale medico e personale della scuola. Per me questo è obbligo vaccinale. In realtà il Green Pass è lo strumento attraverso il quale puoi evitare l'obbligo vaccinale nella testa di Macron. Cioè Macron cosa dice? Io ti dico, non ti do l'obbligo vaccinale, ma se non sei vaccinato non entri al bar. Di fatto inizio a metterti in condizione di dover spingerti al vaccino. Se poi per motivi ideologici, personali, non lo fai, non entri al bar. Assumi le conseguenze. Io lo trovo un atteggiamento straordinariamente giusto, quello di Macron. L'altro punto è, guardate che già in Germania stanno facendo così, ne parlavo ieri con Sileri in Senato, in prospettiva qualcosa deve cambiare. Faccio un esempio: se una persona prende il Covid ora e tutto il nucleo familiare che gli è stato accanto è comunque o vaccinato o negativizzato, quindi è in Green Pass, in teoria ancora oggi vanno tutti in quarantena. Faccio un altro esempio: i numeri di UK sono terribili come contagi, 30.000, ma come ospedalizzati sono pochissimi, morti sono pochissimi. Perché? Perché il contagio, se tu vieni contagiato ed hai avuto il vaccino, cioè se tu hai il virus, come dire, che ti entra dentro, il gioco degli anticorpi è quello di sostanzialmente neutralizzare i danni che può fare la malattia. Quindi più che insistere sul numero dei contagi per capire come sta il paese, bisogna ragionare del numero degli ospedalizzati, delle terapie intensive e dei morti. Prima c'era un rapporto quando non c'erano i vaccini, ma oggi il contagiato che ha preso il vaccino, che ha fatto il vaccino e viene contagiato, non fa la stessa cosa che c'ha il contagiato che non ha avuto il vaccino. Mio amico Francesco Bonifazi, che si è beccato il Covid a ottobre, se l'è preso brutto. Ora che si è vaccinato, se dovesse tornare il Covid, uno sente che, e qui c'è un gesto apotropaico del professor Bonifazi, manco se ne accorge. Naturalmente questa è la mia valutazione.
sul disegno di legge Zan, ripeto quello che ho detto l'altro giorno in aula, cioè ieri, i numeri sono a rischio. Punto. I numeri sono a rischio. E siccome i numeri sono a rischio, il mio suggerimento è quello di fare un grande accordo perché a scrutinio segreto questa legge non passa. Io sostengo che chi insiste, come sta facendo una parte della sinistra, a voler andare allo scontro sul disegno di legge Zan, lo sta facendo soltanto con l'obiettivo di affossare la legge. Io voglio una legge che tuteli i ragazzi gay, le persone transessuali, le persone che soffrono per reati di odio legati alla disabilità. Per loro io voglio una legge. I numeri in Senato sono troppo a rischio per andare alla forzatura. Si cambino gli articoli 1, 4 e 7, che sono tranquillamente modificabili, e si vada a chiudere alla Camera nel giro di 15 giorni. Aggiungo un'altra cosa, proprio così, a dirla tutta. La legge, la proposta Scalfarotto amplia le garanzie e le persone tutelate rispetto a quella di Zan. Cerco di essere chiaro. Vi faccio un esempio. Facciamo conto, c'è ancora il Tabasco a Firenze, il locale? Locale omosessuale, come si chiamava? Il Tabasco, no? Ai tempi c'è più, sentiamo Alessio. Qual è un locale a Firenze? Vabbè, diciamo Alessio che ha una certa expertise nel settore. Diciamo che io vado al Mamma Mia, c'è ancora Mamma Mia, quello è il vostro a Tirrenia, dov'era? A Torre del Lago, scusami, a Torre del Lago. Vado lì, diciamo che io sono eterosessuale, ma vado in quel locale, boh, mettiamo per fare un'iniziativa di campagna elettorale, ok? Quindi è una discoteca, non facciamo nome, una discoteca che ha come business soprattutto il mondo omosessuale, ma non è che se te sei eterosessuale non puoi entrare, va bene? Quindi io vado a ballare al Mamma Mia o al Tabasco o in un altro posto. Entro con i miei amici, alcuni omosessuali, oppure vado a fare un'iniziativa di campagna elettorale. Va bene, io candidato sindaco vado al Tabasco a dire che sono per fare un'iniziativa con il mondo omosessuale, la comunità LGBTQ+. Arriva un pazzo, anzi un violento, anzi un criminale, ok? Tira fuori un coltello e inizia a colpire le persone che sono dentro. O fa violenza verbale, seguimi Alessio che se sbaglio mi correggi. Con la legge Zan, la persona tutelata è la persona omosessuale che viene colpita, o transessuale, o nel caso della definizione di identità di genere, siamo quella sulla base dell'identità di genere, corretto? Nel caso di Scalfarotto, spostando l'azione, la tutela dalla persona colpita al movente, essenzialmente, anche io che sono lì e che magari prendo anch'io una coltellata dall'aggressione, ma essendo eterosessuale non sarei garantito nella prima formulazione della legge Zan, con la legge Scalfarotto sono garantito anch'io. Cioè, quello che voglio dirvi è che nel merito la legge Scalfarotto amplia rispetto alla legge Zan, non restringe. È che nessuno vuole fare una discussione di merito su questa roba, perché c'è la bandierina ideologica. Allora, chi insiste in nome della vanità personale o della ideologia politica a andare allo scontro al Senato dove i numeri non ci sono, si assume la responsabilità di lasciare ai ragazzi omosessuali, gay, lesbiche, transessuali, le persone con forme varie di disabilità prive di una tutela che potrebbero avere. Alla faccia degli influencer, chi oggi dice no all'accordo al Senato fa un pessimo servizio alla politica, ma soprattutto distrugge la vita di questi ragazzi. E anche su questo pronto a un confronto. Ieri ho parlato in Senato, l'ho detto, tutti zitti. Tutti zitti. Perché nel merito non sanno rispondere. Dopodiché, oh ragazzi, facciano loro. Noi siamo per trovare un accordo sull'1, 4 e 7, naturalmente io ho detto ieri alla Lega e alla destra, niente scherzi, alla Camera si porta subito, perché qual è il retropensiero? Sono tutti pronti a modificare l'1, 4 e 7, non è un problema, ma lo sta chiedendo Arcilesbica di modificare l'articolo 1, lo sta chiedendo se non ora quando di modificare l'articolo 1, lo stanno chiedendo le femministe storiche di modificare l'articolo 1,
O vogliamo dire che le femministe storiche arcilesbiche, se non ora quando, sono delle pericolose leghiste? Se volete dirlo, ragazzi, chiudete tutto, come si dice, spengete l'internet e andiamo a casa. Siccome c'è questa possibilità, la preoccupazione è quella di avere poi alla Camera che non ci sia di nuovo un allungamento dei tempi. E allora io dico, facciamo un accordo politico, modifichiamo 1,4,7 ma diamo anche tempi garantiti alla Camera. Prego. Letta ieri ha ufficializzato la candidatura nel collegio di Siena e volevo sapere se c'era una convergenza anche di Italia Viva, visto che lui ha auspicato un centrosinistra ampio. Non abbiamo ancora discusso con il segretario Letta di questa cosa, lo faremo volentieri presto. Altre domande? Bene, come? Non abbiamo ancora, stavo guardando un comunicato, scusami. Bene, altre domande? Senatore, prego. C'è la vicenda, credo lei sappia, della GKN a Campi Bisenzio. Le chiedo quanto è preoccupato, quanto può essere anche questo legato allo sblocco dei licenziamenti e quindi avere un effetto a catena dal GKN come esempio negativo di quello che potrà accadere anche in altre realtà. Grazie. Io la vedo così. La vicenda della GKN è una vicenda devastante, 422 persone che hanno ricevuto un'email di licenziamento, è una vicenda della quale io ho parlato in alcune trasmissioni televisive, a cominciare da Quarta Repubblica a Porro, e continuo a fare la mia parte per quello che posso fare, nel senso che ho dato la disponibilità ai ministri competenti e ho chiamato il segretario della CGIL Maurizio Landini, perché lì mi pare che la CGIL sia nettamente maggioranza tra gli operai della GKN, quindi come sempre in questi casi, se io posso fare qualcosa, disponibilità totale, ovviamente nel piccolo, non avendo più ruoli politici di primo piano, ma essendo un senatore che è totalmente a disposizione delle forze datoriali, delle forze sindacali, delle lavoratrici, dei lavoratori, tutto quello che si può fare sono pronto a farlo. Dopodiché la GKN con lo sblocco dei licenziamenti non c'entra niente, cioè questi hanno deciso di chiudere. Penso che a un operaio della GKN non gli frega niente di sapere se hanno deciso di chiudere per lo sblocco dei licenziamenti o perché hanno deciso di fare la riorganizzazione, di trasferire, magari addirittura di fare la delocalizzazione. Questo lettera di licenziamento ce l'ha ed è la cosa che non lo fa dormire di notte. La vedo così. Ora cerchiamo di portare a casa, di salvare il salvabile, anche perché da Figline a Campi questa provincia sta diventando un territorio dove veramente, veramente, veramente rischiamo la deindustrializzazione. E quindi io do la massima attenzione a questa vicenda. C'è però da fare anche un ragionamento in più. Prima risolviamo la GKN, evitiamo che vada a finire come Figline. Ed evitiamo le passerelle se non ci sono risultati, perché a Figline mi ricordo passerelle di ministri, ministri, ministri e zero risultati. Io sono andato nei luoghi quando si facevano i salvataggi, dopo averli fatti. Ok? Però il problema è che tu c'hai sul PNRR diversi miliardi di euro per progetti, il più bravo di tutti, secondo me, su queste cose si chiama Roberto Cingolani, e sta lavorando a mettere, d'accordo con Giancarlo Giorgetti, altro ministro bravo, e altre parti del governo, un programma che permetta di fatto di fare dell'Italia luogo di nuova industrializzazione. Vi faccio un esempio. Se noi facciamo la transizione ecologica, bisogna preoccuparci di fare degli impianti che garantiscano tutta la filiera. Se no io vado a occupare le colonnine in Cina e i soldi del PNRR vanno ai cinesi soltanto nell'ultimo pezzo della filiera, della catena, nella parte distributiva, arrivano in Italia. Allora bisogna far sì che, ad esempio, tutto il mondo degli elettrodomestici, quello che si chiamava l'economia del bianco, no? Che è in crisi. Vogliamo immaginare un processo di reindustrializzazione, di trasformazione che porti a fare le colonnine elettriche, impianti per l'innovazione tecnologica,
nuove fabbriche che permettano di andare nei nuovi settori di crescita economica. Io qui faccio una proposta che lascerà perplessi più. Nell'ultimo capitolo, al sud, se non fai due termovalorizzatori, non soltanto c'hai un disastro ambientale, ma c'hai anche un problema legato al costo dell'energia. Cerco di spiegarmi. Qual è l'elemento fondamentale per il quale non si viene in Italia a investire? Per la qualità dei lavoratori? Ma che, sono bravissimi. I lavoratori italiani sono bravissimi. Per il costo del lavoro c'è un problema di tassazione alta, ma il costo del lavoro italiano è simile a quello tedesco. Il problema è che agli italiani arriva molto meno in busta paga perché ci sono troppe tasse nel mezzo. Ma l'imprenditore tutto sommato spende la stessa cifra come costo per un ingegnere in Germania o un ingegnere in Italia. Il problema è che l'ingegnere in Italia prende il 30% in meno di quello in Germania, perché questa è la differenza, la fa la tassa, quindi non può intervenire su quello. Può ridurre il costo del lavoro, ma non ridurre il costo del lavoro al lavoratore, puoi ridurre le tasse all'imprenditore in modo tale che metta più in busta paga al lavoratore, un po' come si era fatto con gli 80 euro. L'unico modo per intervenire davvero su una carenza strutturale è questa storia del costo dell'energia. Due termovalorizzatori al sud evitano di prendere i camion e di portarli al termovalorizzatore di Copenaghen, evitano di far costare l'energia al 30% in più di quella che costa in Danimarca ed evitano di perdere la faccia, perché dalla filiera dei rifiuti nasce l'economia circolare. Dalle ceneri dei rifiuti si può ripartire, dagli scarti dei rifiuti si può creare nuovi prodotti senza distruggere, ma con una logica che appunto prende il nome di economia circolare. Tutto questo per dire, insomma, massima attenzione sulla GKN. Ora cerchiamo di risolvere la questione per quelle 422 famiglie, poi discutere di reindustrializzazione. Poi se si fa insieme, bene. Ci sono altre domande? Ultima, vai. Rispetto al giudizio su Eugenio Giani e la Giunta, noi la sosteniamo come Italia Viva con grande convinzione, con grande determinazione, non sempre d'accordo su tutto con il PD, ma stiamo cercando di lavorare insieme, anche perché in particolar modo in Toscana c'è un'antica frequentazione che per noi ha voglia di collaborare insieme, di lavorare laddove si può. È chiaro che se lei mi dice la regione Toscana, noi lavoriamo insieme. Se lei mi dice a Sesto Fiorentino, a Grosseto, vi dico che noi a Sesto Fiorentino non possiamo appoggiare chi ha fatto della battaglia contro l'aeroporto la propria cifra, perché vorrebbe dire tradire la nostra storia. Se altri vogliono tradire la loro storia, per carità di Dio, cioè, io voglio bene al mio amico Dario Nardella, che per me è molto più che un amico, è stato il mio vice sindaco, è il sindaco della mia città e gli sono affettuosamente vicino. L'idea che Dario Nardella sostenga un candidato sindaco che dice sull'aeroporto l'esatto opposto di quello che abbiamo sempre detto insieme, mi dispiace per lui, non per me. Rispetto alla questione, le ripeto quello che ho già detto, ci sono dei contratti, questi contratti sono tutti trasparenti, leciti e regolari. Quando mi verrà chiesto di dare risposte, darò le risposte nel merito. Non faccio una analisi di ciò che noi abbiamo scritto senza nemmeno vedere le carte che ci arrivano dagli altri. Sono tutte cose assolutamente regolari, i documenti sono agli atti e soprattutto, ragazzi, c'è un dato di fatto. Queste prestazioni sono state rese. Sono lì. E quindi uno può dire, a me piace, a me non piace, questa idea mi convince, questa roba no, ma non può dire che non esiste sta roba. E quindi, essendo lì, ciascuno valuterà e verificherà e deciderà che cosa fare. Se abbiamo l'ultima domanda, se no, Giacomo?
Bene, è finito. Io vi ringrazio molto perché è stata una conferenza stampa tutta sul libro. Vi ringrazio di aver letto il libro approfonditamente e vi voglio bene a tutti. Baci, ciao.